Sol sol amici, bentornati, io sono Adanai e benvenuti nel mio canale. Oggi siamo nella sfida dell'eredità, insieme alla nostra ormai amica Arianna Montreschi. Per questo episodio c'è già una novità, praticamente era andato un po' avanti in l'altro giorno, non tanto, però ho fatto trasferire da noi Dean. Con i soldi che Dean ha portato, non ne ha portati pochi, cioè più che altro aveva tante cose anche nell'inventario, siamo riusciti a costruire una casetta che non sia più una capanna. Ecco qui, non mi ha preso il... scusate, lo sistemo subito, la mia pignoleria è imbarazzante a volte, però non lo posso soffrire. Ecco, ok, perfetto. Se, insomma, dicevo, siamo riusciti a costruire questa piccola casetta. L'ho fatta io, quindi abbiate pietà, so che non è il massimo. Poi con i tetti io non sono per niente brava, quindi accontentiamoci. Comunque, qua facciamo così. Qui abbiamo il nostro, la nostra entrata, dove prima c'è questo giardinetto col barbecue, una lampadina, questo tavolo, il cibo per gli animali, il cancelletto per uscire. Di qua c'è il nostro orto, che ora vabbè, non starei a perdere tempo nel guardarlo. Entriamo invece in casa. Ecco, qui abbiamo Dean che sta leggendo nel nuovo salottino con un angolo il camino, una mazza da baseball perché lui comunque non si è attivo. Qui abbiamo un corridoio dove c'è questa libreria, qui c'è delle scritte, nel corridoio andiamo qua e c'è, si vede già la cucina. Ecco, ora Dean è uscito da quello che è il bagno, è veramente un piccolissimo bagno, una vasca doccia, lui che beve nelle pozze, perfetto, devo rimproverarlo, il mobiletto, water e porta biancheria. Qua c'è la cucina, come potete vedere. Proseguendo c'è la saletta da pranzo, perché c'è una sedia sola? Eppure ne avevo messe due, dove è finita? Vabbè, la reinseriremo. E qui c'è un angolo con la scrivania e la libreria. Metto un secondo in pausa, no, perché non me lo mette. Ecco, di qua siamo in camera principale, nella camera matrimoniale, dove Arianna ancora sta dormendo. C'è un cassettone molto semplice per il momento, e qui c'è un'altra stanza che al momento è vuota e sarà magari più avanti la stanza del bebè. Ok, abbiamo fatto il giro della casa, più o meno. Allora, tu è veramente sexy anche con gli occhiali, vabbè, scusate. Riempiamo e chiamiamo Hunter a mangiare, mentre Arianna dorme. Lui, la sua aspirazione è diventare, è un, essere un culturista, quindi bisogna allenarsi un'ora in palestra, mentre per il lavoro lui oggi lavora alle 16 e deve videogiocare, perché lui è il re delle APM, è già alto questo sim di livello, francamente non pensavo, anche perché mi rendo conto che così è un po', infatti stavo valutando se in realtà farlo licenziare e farle intraprendere un'altra carriera, perché questo è già praticamente, credo, sia già il livello massimo. È il 9. Io non l'ho mai... non sono stato... cioè, io l'ho scaricato questo sim. E cacchio, ha già un livello altissimo. Troppo alto. Mi sembra di barare. Perché comunque mi porto già 60 sim l'ora. Mentre se fosse partisse da base, mi porterebbe molto meno. Quindi, per quanto mi dispiaccia, volevo quasi ridurli un po' l'abilità lavorativa, il livello. Però è anche vero che mi dispiace. Alla fine non è un trucco. Io sì, voglio seguire la legacy dell'eredità, ma mi interessano più le sfide del gioco e non queste. Finché non sono trucchi, alla fine dai, vabbè. Allora, già che lei non lavora oggi, direi di andare in palestra. Lei come sta? Ha fame magari? Oh, qui c'è già una colazione, quindi chiamiamo a tavola. Aspettate che rimetto un'altra sedia che non so dove è sparita. Non volevo fare di un altro colore, però
niente, alla fine mi piace di questo uguale, mi piace uguale. Lui ha fame? Sì, un pochino. Gli ho detto chiamo a tavola, sì. No, non chiamare a tavola, ok? No, 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 lascia stare. È appena andato a male. Come non detto, prepara la colazione, servi la colazione, fai uova e toast. Mentre lui pulisce. Hunter sta mangiando. Fai una ramanzina sulle bevute nelle pozze, però. Che il nostro cucciolo non può farci questo. Che problema c'è, Hunter? Ha paura di qualcosa, della padella. Sentite, sapete cosa? Dai, mi sembra giusto, non mi sembra veramente di barare a tenere un sim che ha questo livello così alto di oddio, ce la faccio a dirlo. Di lavoro, le faccio intraprendere la carriera sportiva. No, dona beneficenza, direi di no al momento. Cerco il lavoro. Visto che comunque è anche come aspirazione culturista. Dov'è atletica? Ah, atleta, eccolo qua. Dai, sì, per quanto mi dispiace, però almeno parte da 39 simoleon all'ora. Ah, al quarto livello però parte. Mangia sacco di pesce tu. Vantati della preda più grossa. Lamentiamoci della dimensione della TV, dai. Condividi le insicurezze. E diciamo un aneddoto divertente. Mentre Hunter che sta facendo? No! Hunter, mannaggia! No, ragazzo, no. Però aspetta, le voglio fare una foto prima. Animale di Instagram. Dai, muoviti a mangiare. Dinan sim geloso, sim gelosi, sì, ok, si sa. Ok. C'è un punto dove si riesce a prendere. No, me ne rimane sempre fuori. Odio questo sistema, è un sistema terrificante. Sì, Instagram, perché non ti fa muovere la videocamera. Fa una ramanzina sulle bevute dal gabinetto. Questa casa è molto piccola, mi rendo conto, però a me piacciono onestamente le case abbastanza piccole. Tu riponi, tu lava i piatti e poi li manderei un po' in palestra. Fai una ramanzina sulle bevute del gabinetto, per cortesia. Ok. Romantico, diamolo un bacio prima. Che carini, no, vabbè, io li adoro questi due. Allora, facciamo un viaggio. E andiamo con Arianna e... Ah, portiamo anche Hunter, dai. Eccoci qua, la vita al Climb Gym. Allora, lui com'è vestito? No, scusate, perché sapete che lui non l'ho modificato in niente. No, ascolta, scusate. Modifica il sim, non posso assolutamente permettere che vada con questo affare. Cos'è quello delle donne questo? Allora vai di qua. Modifica il sim e torno subito, ragazzi, abbiate pazienza, ma. Ok, rieccoci qua. Gli ho tolto quel vestito che ho scoperto essere un abito quotidiano. Quindi io non lo farei allenare qui. Sfida di resistenza, no, ma non posso perché non mi sono mai, giustamente, non è esercitato, quindi pendi verticale, dai, partiamo dal pendi verticale, mentre lei potrebbe, oggi c'è una piscina, potrebbe fare delle vasche, fai delle vasche, e Hunter in tutto ciò cosa sta facendo? Conoscenza. Guardiamo come se la cava. Sì, ti vesti vero, non abiti sportivi, infatti.
Credo sia lui avere più di 12 tratti. Fai vedere, non ci ho mai guardato. Ah, è lei, infatti. Azzo, pollice verdissimo, imprenditore, indipendente, sguardo acuto, frugale. Bollette ridotte. Vescica d'acciaio, tutto fare, sapiente per baciare e maestrare le pozioni, senza preoccupazioni, antisettico benvenuto perenne, visione creativa, minchia, senza vergogna, sì, si possono resettare questa roba. Tra l'altro troppo poco gli manca, diventa adulto, ok, devono assolutamente proseguire nella loro relazione. Lei sta facendo le sue vasche. Poi potrebbe imparare a conoscere Hunter. Dai, basta con le vasche. Lei è più pigra di Dean. Cosa fai? Ecco. Magari vestiamoci. Che dici? Boh, mettiti questo, eh. Dai un dolcetto. Sai cosa? Noi lo portiamo a fare una passeggiata intanto. Intanto che lui è lì che si allena, non si allena più, arrampicate ancora. Cleo, ma che bellina! Ciao! Sembra la gattina di Teo. Ma tu vai a farti una passeggiata. Deve anche andare in bagno lei. Dai, dai. Voglio guardare un po' lui mentre si arrampica. Oh, questa è una sim che ho aggiunto nel gioco con la famiglia. Giusto per popolare un po' il quartiere, non per altro. Perché questo quartiere è veramente desertico. Ah già, sapete cosa? Se comunque non è che abbia tutti questi soldi, a meno che non l'abbia già fatto. No, bene. Facciamolo. Ogni tanto. Ok, dai, io direi che puoi andare in bagno. Questa è la biblioteca, ok. In bagno, che okay, dovrebbe essere questo. Fai un test di gravidanza. Fai un test di gravidanza. Sguinzagli Hunter che sennò non ti muovi di lì. C'è il festival dell'idilio, dovremmo assolutamente andare. Ah, non sono incinta, a posto. Mi fa perché avevo l'hack del fichi fichi rischioso. Ok, la sistemo un attimo e poi andiamo al festival dell'idilio. Ed eccoci al Festival dell'Idilio. Allora, siccome mi ha chiamato Kira, mi è venuta in mente questa idea. Ho accettato di andare al Festival dell'Idilio con lei. Ovviamente ho portato con me degli amici, cioè Hunter e chiaramente Dean. E ho portato anche Brent. Se è qui da qualche parte, eccolo. Oh mio Dio, com'è vestito! Perché sono tutti in mutande? Perché sono tutti in mutande? Anche questo. Cioè, no, addirittura con le scarpe da ospedale. No, ragazzi, no, 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 non ci siamo, vabbè. No, lo sistemo, non ce la faccio a vederlo così. Scusate, modifico un attimo e torno. Allora, ok, non è tra i suoi vestiti, credo siano vestiti perché le persone si vestono in maniera, si dovrebbero vestire da Sant'Antonio o cose del genere per il festival dell'Idilio. Però ho scoperto, mi ero dimenticata, che lui si è sposato con Brett, come erano Brent e Brett, qualcosa del genere, un nome simile, ho fatto una cosa che non si potrebbe fare, tanto non è per la mia Simma, ma è per lei, quindi che se ne frega. Ho eliminato il marito, quindi lui no, dovrebbe risultare single adesso. Allora, lei, ne facciamo chiacchierare un attimo. Chiediamo un consiglio, lei è triste perché non è incinta, cioè in realtà neanche aveva provato ad essere a rimanere incinta. No, presentazione allegra, non flirtante. Tu presentati a Brent e chiediamogli di vedere l'abito perché questo non è il suo abito. Allora, mentre
Loro chiacchierano. Allora, c'è, chiedi di vedere l'abito? Ti prego, fa schifo questo vestito, non si può guardare. No, non mi dire che non c'è, chiedi di vedere l'abito. No, è terrificante. Questo vestito è terrificante. Non posso farglielo cambiare. Rallegriamolo. Discutiamo degli interessi. Quello che è uguale, rallegriamola. E poi volevo fare altri sim. Elogio un altro sim. Elogiamo Brent e King. C'era il modo per farli. Devo ricordarmi come si faceva. Perché c'era il modo di far un po' da copidi, no? Però non mi ricordo molto bene la. Scambio di battute, no. Altri sim, quello io ho usato un altro sim. Però volevo, non mi viene a coppia. Scherzo, no. No, vediamo se con lui viene. Sfoggio l'animale. Chiedete di vedere l'abito. Sì, perfetto. Quello da festa, quello che vuoi, ma non vestito così, per cortesia. Dai. Wow, sarei felice di conoscerlo, perfetto, era proprio quello che volevo. Complimento deprimente, prova a flirtare, no, ma io non volevo nemmeno questo. Vabbè, lanciamo petali, magari. Spargiamo petali. Altri sim. A coppia con Kira. Ovviamente non con Arianna. Già meglio, si può guardare almeno. Mi sembra un buon partito. Mi presenterò appena la vedo. Bene lì. Ho parlato con Brent. L'ho trovato assai piacevole. Ottimo. E adesso che loro sono, tra virgolette, a posto, facciamo un po' noi bacio soave. E andiamoci a prendere anche del bere del tè. Cioè, ma perché sono vestiti tutti così ridicoli? Grazie di averci fatto conoscere, Kira, usciremo insieme. Benissimo. Così l'abbiamo accoppiata la nostra Kira. Vi avrei detto di andare a bere del tè Sakura, ragazzi. Ascoltatemi ogni tanto. Loro sono andati. Perché voi no? Dai, su, andate a bere del tè Sakura insieme. Lei è triste con sta storia. Romantico. Dichiarati sull'onda della passione. Poi vorrei che lei chieda il guru della relazione attuale, vediamo cosa ci dice. Non si possono vedere tutte queste persone mutande comunque, ragazzi. Vediamo cosa dice. Intanto gli diamo un bel bacio appassionato noi. Per non saper leggere né scrivere, ci si mette per l'avanti. Descrive il sogno flirtante su Arianna. Se non altro, i vostri difetti combaciano alla perfezione. Sì, lo facciamo. Prima promettiamo di dedicare una canzone. E adesso, ragazzi, prima che finisca, io voglio assolutamente fare proposte di matrimonio sull'onda della passione. Guardiamoli, non me lo voglio perdere. La faccia di lei? Feng, non mi rovinare la foto, giuro, non ti curo più. Meravigliosa lei. Guardalo come si rimira l'anello di suo gradimento. Amore, una fotina.
Ok. Tanto lui è forte, dovrebbe sorreggerti bene. Basciamola. Mi piacerebbe farle sposare qui, ma potremmo farle sposare in realtà sull'onda della passione. Io avevo già preparato gli abiti. Facciamo finta che lui aveva organizzato tutto, aveva comprato l'abito anche per lei. Quindi adesso, ragazzi, ci siamo. C'era, vero? Sì, eccolo, l'arco nuziale. Matrimonio sull'onda della passione con Arianna Montreschi. Fatti prendere dalla gelosia. No, Dean, non è il momento, ti devi sposare. Sei con lei, la stai sposando, non hai motivo di essere geloso. Foto, foto, foto come se piovesse. Li adoro, meravigliosi. Scambiatevi le promesse. Scambio degli anelli, ragazzi. Ci sono anche fuochi d'artificio. Meraviglioso, meraviglioso, i nostri simmi sono marito e moglie. Romantico, bacia, bacia, bacia. Vuoi fare fichi fichi, lo so, però qui non credo ci sia per fare fichi fichi. Romantico, bacia sulla guancia. Se volevo fargli la festa, però ragazza, ho trovato troppo bella l'idea di e farle sposare qui. Offriamole una rosa. Uccello del paradiso. Raccogli. Ragazzo. Ok, scusatemi. Raccogli. Crisantemo. Raccogli. Raccogli, che questa roba forse vale. E noi abbiamo bisogno di soldi. Ok, dov'è Hunter? Che volevo che lui andasse a festeggiare con il suo amore, col suo, il suo amore. Scusate, vabbè, col suo amore sì, col suo amore a quattro zampe. Hunter, sai che il tuo papi si è sposato con tua mami? Non so perché l'ho detta la milanese, io milanese non sono però. Dai un dolcetto e chiediamo di andare a fare i suoi bisogni. E loro l'ultima cosa romantica, poi li mandiamo a casa. Menzioniamo l'atmosfera flirtante. Scusatemi, si è incastrato tutto qui. Oh, oddio, ero legata con il mio microfono. Yes, and our bibbit. In a prep. Kiss some more. Bellissimi, bellissimi. Oh, vemoisa fene. Porima hinaba. Volevo che finisse il tempo prima di andare via. Bacialo su appassionatamente, dai, Arianna. Però, quanto impeto! Neanche tu loda e accarezza e azzuffati, sei felice? Certo, il brutto di quest'abito qui è che non c'è il piegamento delle gambe, però vabbè, fa niente. Ok, è finito il festival, possiamo andare a casa. Qual è questo desiderio? Bevi un bicchiere di nettare? Sì, lo faremo, impara a conoscere Dean.
Fai fichi fichi, non ti preoccupare, la facciamo adesso. Andiamo a casa. Ci rivediamo a casa. Eccoci a casa. Lei sta già andando a letto? No. Aspetta. Prima faccia, anzi, cerchiamo di avere un figlio. Con Dean. Poi dormite. Direi dobbiamo occuparci anche delle piante, ragazzi, qui, sennò mi muoiono tutte. Ma intanto, vediamo se facciamo il piccolo erede o non erede, non lo so. Ah, la regola che ho scelto di seguire è il più piccolo diventa l'erede, quindi bisogna vedere se mi fermo a uno sarà lui l'erede, se vado avanti l'erede non sarà lui. Non ho preso decisioni in base al sesso, può essere sia un maschio che una femmina, può essere sia adottati che naturali, no anzi no, adottati no, solo figli naturali e l'ultimo nato. Scelgo questo. Ci rivediamo appena si svegliano. Ok ragazzi, Arianna si è svegliata, gli ho preparato già qui le cose da piantare, quindi mandiamola subito anche se ha fame, ma puzza. Deve andare a lavoro, mi sembra di no. Infatti, quindi possiamo fare le cose con un po' di calma. Intanto pianta tutto, per cortesia. Innaffiamo. Anzi, stirpiamo le erbacce. Facciamo evolvere. Innaffia. Non dovrebbero essercene altre da far evolvere. Ma forse questa. O è semplicemente... sì, infatti. Queste non credo, infatti. Questa sì. Ah, non l'avevo ancora cominciato. No, adesso... no, perché devo assolutamente sistemare lei. Sì, adesso andiamo. Oddio. Cosa? Ho pensato che forse gli opposti si attraggano, forse una pazzia, ma perché non facciamo colazione qui, Life Karaoke Restaurant? Vedremo se l'atmosfera si scalda. Ma assolutamente no. Dai, sì, ti mando in bagno, ti mando subito in bagno. E dai, facciamo anche il test di gravidanza. No, non ci arriva all'altre due. Dovrò ingrandire lo spazio per il giardino. Dell'orto, volevo dire. Innaffia intanto, anche perché non ho capito. Congratulazioni per il tuo matrimonio con Dean, vi auguro una vita felice insieme. Grazie Kira. Allora, lui sta mangiando. Ha bisogno di igiene, ma prima di andare a fare l'igiene, dai del cibo ad Hunter. Per cortesia. Si mangia per due, è incinta! Perfetto. Ora vediamo se nasce maschio o femmina. A me ultimamente nascono solo femmine. Oh, che carino. Vuoi venire a flirtare con lei? Fa una ramanzina sul bevuto nelle pozze. Riempi e chiama Hunter a mangiare. Tu mangia. E poi ti fai una doccia perché veramente sei indecente. Ah, ci sta andando lui. Vabbè. Poi volevo fare... che problema c'è? Attenzione, azzuffati. Abbraccia. E poi vai con lui a fare jogging. Ok, fatti un bagno con la schiuma, dai, poi andiamo a fare un po' di yoga. Ah, cavolo, Dean lavora tra poco. Velocissimi andare a fare jogging. Non è ancora uscito di casa, non ce la farà. Chi chiama Arianna? Ah, congratulazioni, me l'ha già detto, grazie. Usciamo di qui, Dean. Niente, non vai più, vai al lavoro.
Ok, chiediamole di andare a fare i suoi bisogni e lei la mandiamo. No, già, è incinta. Allora. Ragazzi, mi sembrate rincoglioniti. Dove cavolo è lei? Anzi, guarda, facciamo così, protezione animali, vai a fare una passeggiata breve. Usciamo di casa. Oh. Che carina, inizia già ad avere il pancino. Passeremo a casa e finiamo ad occuparci del giardino, eh. Intanto io faccio di tutto per avere soldi, tra un po' ci servono per la cameretta. Io adoro i sim che passeggiano col cane. Tra l'altro qui ci sarebbe una cosa da scavare. E ti ci mando. Purtroppo non ho ancora abbastanza abilità per mandare Hunter. Incoraggia Hunter a fare i suoi bisogni, per cortesia. Ferma, vai, sguinzaglia, tanto siamo qui. Scusate. Non importa che vai laggiù. E tu scava. Hunter ha imparato a fare la pipì all'aperto. Bravissimo. Per premere da un dolcetto. Poi magari raccogliamola. Ah, ci possiamo fertilizzare. No, che gioca dentro, se pazza. Ci possiamo, se non sbaglio, fertilizzare le piante. Fertilizzerei la rosa io. Fertilizza. Cacca di animale grande, perfetto. Ah, qui c'era ancora altro da scavare. Andiamo e via. Ok, la cacca è diventata liofilizzata. Raccogliamo tutto. Abbiamo fatto evolvere, sì. Ti scappa di andare in bagno, giustamente incinta. Allora, prima di raccogliere tutto, vai in bagno. Quella mica è mia, o sì, mi sa che è mia, ne ho due di cassette e tre la posta. La vendo, scusate. Perfetto, ferma, vai piano, vai piano. Raccogli tutto. Mangi dopo. Andiamo veloci. Qui ce n'è una da far evolvere, che non hai fatto evolvere. Mannaggia te. Abbiamo raccolto tutto? Sì, allora, mai a mangiare. Anzi, potremmo invitare Kira. Invita nel lotto attuale. Solo Kira, perché Brent magari lo invitiamo quando... Oh, Geoffrey è malato. Kira. E serviamo la scena, anzi, serviamo... Grigliamo, facciamo del pollo, vai. Ci mangiamo qualcosa insieme. Eccola, sporca. Oh, mi sbaglio. No, sembrava, ok. Condividi la grande notizia perché è la tua migliore amica. Dov'è andata? Oddio, com'è conciato. No, ok ragazzi, ho bisogno di nuovo di quel codice. Assolutamente, è terribile come è vestito così lui. Terribile. Vabbè, Kira se n'è andata, non ho fatto in tempo a salutarla, vorrei dire che guarnisci. Vabbè, prendi una porzione e siediti. Prendi una porzione e siediti. Vabbè, Kira è andata via, dai, rassegniamoci. Ah no, è qui.
Allora, condividiamo la grande notizia. E chiamiamo a tavola, così lo prende anche lei. Tu di nuovo mangi. Tu non mangiare più. Lo mettiamo in frigo. Cos'hai? Hai sonno? Però questa cosa è veramente inguardabile. Vediamo. Si può fare qualcosa? Scrivi i suoi sentimenti nei blog. Ma perché disagio? Fitta di gelosia. Non è sempre ragionevole, ma a volte i sentimenti di gelosia affiorano. È lì, è con la sua amica, è con te. Cosa hai? Vabbè, scrivi i suoi sentimenti nei blog. Non ce lo vedo molto. Complimento sincero, intanto lei può stare un po' con la sua migliore amica mentre mangia. Manda a cacciare. Vai a cacciare, cucciolo, vai a cacciare. Dai. Bene, tu fai le flessioni. E io devo ricordarmi la set. Ok, in realtà possiamo notare, ho cambiato solamente il colore, perché era veramente il colore che secondo me era orrendo. Guarda, non aprite quella porta 3 con Arianna. Oh, ah, ma aspetta. Apri, apri, apri allora. Lei sta andando via. Bacia. Facciamo qualche coccola davanti alla TV. Ah, però. Amoreggia. Provoca in modo flirtante. Non state cacando il film, vedo, ragazzi, eh? Non lo state considerando proprio. Sussurra smanceria. Ma chi è? Kira. È lei che è entrata in casa. Cioè, fa completamente i cavoli suoi. Ok, basta, ragazzi, dai, 1:30. Non lo finiamo questo film. Tu. Saluta lei. Le diciamo arrivederci. No, non le voglio chiedere di convivere, voglio salutarla. Non c'è arrivederci. Bene, allora. Just go away. Ciao. Devi andare. Fai fichi fichi con lui, va, prima di dormire così. Non credo vi dispiaccia. Via. Buon divertimento, ragazzi. Ok, lei si è svegliata, come al solito con una voglia pazzesca di andare al bagno. Apri prima la scatola e poi vai in bagno. È andata prima in bagno, ok. Ah no, l'ha aperta. È un giocattolo per il cane, allora lo mettiamo qui, questo non lo vendiamo. Vendiamo tutto il resto. So che, ragazzi, è un po' noioso. Lei deve anche andare al lavoro oggi, giusto? Allora, vediamo come stai. Abbastanza bene. Ma allora, fai un pasto veloce. Mangia solamente dei cereali. Dobbiamo fare il bagno a Hunter e riempirgli la ciotola. Lui sta dormendo, ti puoi svegliare, però, dai. Fissato col frigo, lui. Ok. E direi di partecipare. Però, ragazzi, io partecipo, però vorrei... Secondo me sta andando un po' troppo in là questo episodio. Per cui direi che ci possiamo salutare qui. Io vado avanti un altro giorno, non di più. E quando ci rivediamo, insomma, prima che Arianna partorisca il nostro forse erede, chissà. Io vi do appuntamento come sempre nel mio canale per la prossima puntata, o di sfida dell'eredità o di vita da Sims. Ah, vi invito anche a guardare, sicuramente la starete già guardando perché lei è molto più conosciuta di me e anche a buone ragioni.
Valuccia Sims, che è un canale veramente molto ricco di contenuti. Ci sono tantissime sfide, tante legacy, tanti video. È veramente molto simpatica lei. È divertentissimo guardarla. Comunque, vabbè, questo per condividere anche chi guardo normalmente. Guardo molto lei, Valuccia, mi piace molto. Poi guardo anche J Sims World. Insomma, vabbè, ce n'è tante. Intanto oggi ho nominato Valuccia. E iscrivetevi anche al mio canale se vi va. E lasciatemi pure commenti e pareri. Sul sul!